Viviamo in uno strano mondo in cui Dio, dove cazzo è sbucato questo? Dall'altra parte si lasciano. Vedete? Allora torno indietro perché ci sono situazioni imbarazzanti. Sono le 4:30. I miei denigratori, e sapete che ne ho una marea, una mareggiata, ovvero raccontare e fare. Allora mi dicono, dipende da cosa dici. No, siamo in un paese libero in cui fino a poco. Vedete? Guardate che bello! Guardate che bello! Lascia l'autocarro in mezzo alla strada. È bellissimo. Io per molto meno, no? Vengo, mi suonano, succede di tutto. Poi invece c'è. Oddio, una persona gradevolissima, un signore dai capelli bianchi che ha scelto di lasciare parcheggiato alle 4:30, vero che c'è poco traffico, ma ha lasciato proprio in mezzo alla strada, ok? In mezzo alla strada, con le 4 frecce, ovvero 2 frecce, ma insomma poteva anche accostare un po' di più, soprattutto poteva anche accostare meglio, ma per me non è un problema. Io non mi indigno per questo. Io non mi indigno. Mi indigno per chi si indigna, ok? Iridologia, omeopatia, psicologia, nutrizione. Allora, viviamo, lo sapete, in uno stranissimo mondo, in cui, no, ci sono le 4 frecce, uno stranissimo mondo, in cui un bisonte della strada fa ciò che vuole, io invece non posso farlo, ok? Mi suonano, succede di tutto. Ora, premesso che non criminalizzerei questo signore, tuttavia, vedete, c'è un altro camion dall'altra parte. Magari, no? Adesso l'autista, se si vedesse l'immagine, no? Lui, YouTube. Racconto la vita vera. Si può lasciare un autocarro a bordo? Ah no, sono fermo in mezzo alla strada, mi dicono. E i bisonti della strada? No? Facciamo filosofia? O facciamo storia? O facciamo Mourinho? Io sono un po' il Mourinho dei giornalisti, no? Mourinho? Mourinho. Tolgo le 4 frecce. Vedete? Io sono dell'avviso che serve il buon senso. Siccome è. Adesso togliamo perché sennò si vede laggiù. Io sono dell'avviso che nella vita serve il buon senso. Ok? Se io resto in macchina a lungo qua, sono un piccolo criminale. Se resta a lungo qua, un autista gradito, è tutta un'altra cosa. Ok? Se sapessero i signori che sto stigmatizzando, siccome è il loro cliente, mi dicono: vai via, vai, non disturbare, ci stai disturbando i clienti. Sapete cosa vuol dire disturbare? Stai facendo il giornalista. Stai facendo il giornalista. Oggi il giornalista è solo un celebratore. Quello è il giornalista gradito, ok? E adesso me ne vado anch'io. Tra poco. Scania. Beh, allora mi direbbero: stai disturbando. Disturbare. No, disturbare, la verve. No, la verve. Ma che bello report. Ma che bello. Cos, le iene. Ma che bello, Striscia la Notizia! Ma che bello! Ma tu non ti vorrai mica paragonare? No, io mi voglio paragonare, perché per fare reportage non è che uno si debba chiamare report, ok? Non è indispensabile. Per evidenziare che a Emily's Bar un panino, cioè un panino costa 5 euro, 5 euro, ok? Panino rotondo anche con tanto salume, ed è uno dei motivi per cui non l'ho preso, costa 5,05 euro,
5 euros, trovo che sia tanto, 5 euros, però non si può evidenziare perché c'è la privacy. Allora, sapete cosa vuol dire la privacy, le riprese, eccetera, eccetera? Vuol dire ti proibiamo di stigmatizzare le nostre tecniche commerciali, no? Qua giù c'è Gommauto con i sodali del domenicano che ho avuto a casa mia, con il quale ho animato una sitcom, ok? Qui c'è una signora, insomma, dell'est, okay? Laggiù c'è il cane. Ah, ecco, un'altra cosa. Cosa? La velocità dei bisonti della strada, no? Io sto facendo gli 80, ok? Non sono completamente a mio agio. Laggiù, quel signore là, vedete, il moro. Qua, velocità i 50, io rallento. Facevo gli 80. Se voglio tenere dietro al camion, devo fare gli 80, ok? Allora, non mi rompete le scatole con il divietino di sosta, con le cinturine, soprattutto penso a lei, caro ispettore Gino Basile, che mi è costato 200-300 euro e 10 punti, che fortunatamente, anzi no, i suoi mi sono stati anche decurtati. Caro Gino Basile, io ho un'opinione precisa da cittadino e dovrò procedere presto a un'altra denuncia. Non l'ho fatto ancora in questi giorni perché fortunatamente Nicole mi ha concesso tregua. Ci sono telecamere in tutti i posti del mondo. Multate in maniera esemplare chi guida in maniera pericolosa, ok? Se c'è il limite dei 50, il limite dei 50 vale in particolare per gli autocarri, per lo spazio di frenatura, lo spazio di frenata, la distanza di sicurezza. Vedete, 50. Io rallento. Adesso sto andando ai 50. La persona mi supera, avete visto? Lo faccio anch'io se ho da fare. Se non ho da fare, cerco di rispettare il limite. Il limite che non rispetto è solo per inseguire il camionista, che un po' ha rallentato. Questo per dire, non chi scagli la prima pietra, no. Questo per dire che dalla polizia municipale, dalle forze dell'ordine, io mi aspetto l'uso del buon senso. Il buon senso è: sono a Passo Duomo, col telefonino in mano, sai che sto lavorando. Sono a Passo Duomo in un parcheggio, altro che privato, riservato alle persone che appunto autorizzate dalla società all'evento sportivo. Benissimo. E mi elevi 3 multe in una, in una maniera invereconda, ok? Avrei preferito, caro ispettore Gino Basile, ma il riferimento è anche ad altri che stigmatizzerò, avrei preferito, caro ispettore, che usasse lo stesso metro nei confronti dei suoi colleghi, no, nei confronti di chi guida in maniera più pericolosa della mia, perché la lezione di etica che mi ha dato è totalmente fuori luogo, perché a Passo Duomo le cinture non servono. Adesso potrei andare all'Hotel Forum, dove non sono mai stato, a chiedere di fare colazione. Poi Gino Basile, ho capito, è il vigile urbano, un po' come l'arbitro. Come mai, ispettore, lei non viene a lavorare di notte? Perché non ha i turni di notte e non alberga al Bar Mary? Ah, ma voglio dire, mia moglie ad esempio faceva anche 11 ore, prendeva una cosa al mattino, non è che dovesse andare al bar, no? Col caffè offerto da Domenico Zaccone, no? Che non ha la dignità di dire sì, io ho la dignità di dire, cioè dice fatti i cazzi tuoi, come tanti, ma non ha la dignità di dire io faccio
io offro alle forze dell'ordine i caffè, tutti i caffè che voglio, non solo i caffè anche. Non lo so, non ho idea, eh. Non ho idea. E si fa ascoltare delle forze dell'ordine. Hotel Forum, Caffè Forum. Vediamo se potesse già. Hotel Forum, Hotel Tarpe. Un po' presto per fare colazione alle 4:40. Ok, quindi da parte mia c'è indignazione, ok? Indignazione. Ho fatto un esempio, no? Diamo, esclusa autocarri, accede ogni sabato, cioè, bene. Ok, siamo a Sant'Ilario e uso l'altro.